vedere una preview dell'allestimento della mostra invernale dedicata all'artista Tano Pisano. Meccano, così si intitola la nuova esposizione che sta per invadere il centro storico di Pietrasanta. Una grande e variegata mostra personale e retrospettiva di opere d'arte realizzate dall'eclettico artista siciliano Tano Pisano dalla fine degli anni 60 fino ad oggi. La metà delle opere in esposizione non è mai stata ammirata in Italia. La mostra, curata da Enrico Mattei, sarà inaugurata sabato 25 settembre alle 18 sul sagrato della chiesa di Sant'Agostino in Piazza Duomo a Pietrasanta, alla presenza del sindaco Giovannetti, del curatore e dell'artista, per poi proseguire fino al 6 febbraio prossimo. Cercare di dare un po' di poesia in questi momenti un po', diciamo così, di coronavirus, un po' di tristezza, e spero che questa facciata darà un po' di allegria, diciamo. E comunque il tema, secondo me, a parte il meccano, è la poesia. Io sono sempre cerco di fare un po' il poeta per dare un po' di astrazione nella vita, perché non si può sempre stare concentrati a qualcosa che nella vita è pesante o anche non pesante. Mi piace a me che la gente si interessi un po' all'astrazione, e senza astrazione non si può allargare la testa. La mostra di Tano Pisano porta con sé elementi di vivacità, colore, allegria, curiosità e meraviglia ed è una mostra perfetta per il periodo, quello di Natale, a cui stiamo andando incontro. Un evento espositivo di sicuro impatto artistico, emotivo e comunicativo. A Lucca sta andando a gonfie vele la preventiva.